quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se lui, il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano e si accostavano per cogliergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava, dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Parola del Signore. Gloria a Dio. Sappiamo che i rabbini dicono che quando viene proclamata la parola di Dio è come se uno potesse attaccare un diamante. Allora qui con i frammenti di marzo del cuore di ognuno, potremmo dire bene, che produce tutto, no? Lo prendiamo e portiamo con noi. Però ci siamo aiutati, ti dico con gratitudine e con gioia, da sempre per dire questa parola di Dio nel tuo cuore, che cosa suscita, che cosa puoi dirci per aiutare anche al nostro cuore a portare tutto. Fratelli e care sorelle, celebriamo la festa di Cristo Re dell'Universo. E la parola di Dio ci vuole illuminare su questa regalità di Cristo, che non deve essere intesa in modo umano e in modo mondano. L'immagine del re per noi uomini è l'immagine del potere, è l'immagine del dominio, è l'immagine del trionfo. E il Vangelo di oggi distrugge questa immagine dentro di noi e ci pone di fronte un re che va capito in modo esattamente contrario. Questo re, proclamato come tale di tutto l'universo, è un uomo che è stato condannato a morte senza che nessuno lo difenda, è un uomo che è stato flagellato e presenta un corpo martoriato, è un uomo che è stato denudato ed è impiccato a un legno, la croce, in una situazione che secondo la legge degli ebrei era di maledizione da parte di Dio e degli uomini. Veniva messo in croce
colui che non era degno neanche di morire per terra, come quelli che venivano lapidati, e non era degno neanche di essere buttato in un precipizio e morire nell'aria vicino a Dio. In croce, lontano da Dio e dagli uomini, era il maledetto da Dio e dagli uomini. E l'Apostolo Paolo si compiace di ricordarci questa verità di Cristo crocifisso, scomunicato, costituito anatema nella sua posizione sulla croce, indifeso, ridotto ad essere uno schiavo, una cosa, manomesso da tutti quelli che avevano partecipato a quella passione. Ecco chi è il vero re. Noi dobbiamo scandalizzarci ancora di fronte a questo, perché non è facile uccidere in noi l'immagine del re mondano segnato dal trionfo e dal potere e dall'onnipotenza. La Chiesa è stata veramente molto intelligente spiritualmente in questa Domenica di Cristo Re aver messo questo Vangelo. E non è stato facile quando la Riforma conciliare del 71 ha fatto questa scelta. Molti dicevano: ma contrasta con l'immagine del re. E fu proprio Paolo VI a intervenire dicendo: no, il Signore si presenta re più che mai quando è un condannato, quando è un moribondo, quando è un disprezzato e un oltraggiato sulla croce. Luca ci narra questo momento della passione e morte di Gesù e significativamente ci dice che ci sono delle diverse presenze. A quella che lui chiama attenzione, chiama spettacolo, in greco teoria. Ma teoria che non ha il significato di spettacolo nostro. Teoria in greco ha il significato di contemplazione. Quasi da parte di Luca di dire che l'unica contemplazione del cristiano è il crocifisso. E c'è una polemica qui contro la contemplazione filosofica greca. La contemplazione metafisica dell'uno, no, la contemplazione cristiana è la contemplazione di una persona vittima del male, dei carnefici, dell'occhio del mondo. Questa è la teoria. E Luca dice: le folle accorse a quella teoria, quella contemplazione. Abbiate pazienza se la Bibbia ufficiale traduce spettacolo, ma si vede che non capirà molto i traduttori, perché lo spettacolo è un'altra cosa, penso anche per voi. A quella contemplazione se ne andarono battendo il petto, proprio perché era una contemplazione che penetrava e capiva bene il significato. Tornavano in Gerusalemme pentiti, battendosi il petto. Ecco il primo atteggiamento di fronte a Gesù, re sulla croce. Battersi il petto per dire:
Siamo noi, siamo tutti colpevoli. Non gli altri sono colpevoli, come noi abbiamo fatto per 1900 anni, indicando gli ebrei come i colpevoli della morte di Cristo, i deicidi, gli assassini, abbiamo detto. Noi tutti abbiamo ucciso Gesù. E Dostoevskij ha ragione: se Gesù tornasse, gli uomini di chiesa come il grande inquisitore non lo riconoscerebbero e la folla non ne saprebbe cosa fare, lo rifiuterebbe. Noi. C'è una seconda presenza di altri, con cui iniziava proprio il Vangelo. Il popolo stava a guardare, un'altra parte del popolo che non ha capito la contemplazione, ma che vedeva uno spettacolo crudele, e come tutti i popoli amano lo spettacolo crudele, lo sapete anche voi, stava a guardare quel supplizio. E poi invece ci sono i capi, i soldati che deridono, disprezzano, tentano Gesù, in realtà secondo Luca. Luca aveva concluso l'episodio delle tentazioni dicendo: il diavolo lo lasciò per presentarsi a tentarlo al tempo opportuno. Poi Luca non ne parla più, ma proprio mentre Gesù in croce, ecco le tre tentazioni parallele a quelle che aveva subito nel Getsemani, nell'orto degli ulivi. Se tu sei il Cristo, l'eletto, salva. Se tu sei il re dei giudei, la croce. Se tu sei il Messia, salva te stesso e noi. Tentazione. Perché Gesù potrebbe farlo, ma Gesù non ricorre alla potenza divina. Vuole essere fedele alla sua condizione di uomo che ha scelto con l'incarnazione, uomo totale come noi fino alla morte. E il Padre Dio non può intervenire a salvarlo, perché se Gesù è coerente con quel che ha detto, l'unica possibilità della coerenza è accettare anche la croce, accettare il supplizio. E in tutto questo le parole di dominio di Gesù, le parole di comando, di potenza di Gesù, sono l'onnipotenza del perdono. Padre, perdona loro, non sanno quel che fanno. Non so se ci avete mai pensato, ma Gesù è talmente impoverito, si è talmente spogliato di tutto, che non dice neanche, rivolgendosi ai carnefici, io vi perdono. Neanche quel protagonismo. Dice: Padre, perdona. Rinuncia al protagonismo di dire io adesso vi perdono. Chiede a Dio: Dio, perdona. Non sanno quel che fanno, non sanno quel che dicono. Noi che a volte ci vantiamo di dare il perdono, dovremmo vergognarci, come se sapessimo dare il perdono pienamente. Ipocriti che siamo. Lo diciamo a parole, lo diciamo soprattutto di fronte agli altri, perché è protagonismo.
perché ci viene il plauso se perdoniamo. E poi dentro il cuore sappiamo che l'odio ritorna, l'assenso di vendetta ritorna. È quasi impossibile spegnere in noi completamente, amare il nemico, benedirlo, chiedere che stia bene, volere il suo bene. Gesù con molta umiltà dice: Padre, perdona loro, non sanno quel che fanno. Neanche il protagonismo di dire io vi perdono. E accanto a lui c'è un delinquente. Secondo gli altri Vangeli un omicida, forse ladro, forse un terrorista, ma in croce come lui. E semplicemente gli dice: ricordati di me quando verrai nel tuo regno. E Gesù gli dice: oggi, 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 quando tu morirai, io morirò. Io sarò dall'altra parte a prenderti con le braccia aperte. Perché se anche tu come delinquente scenderai nell'inferno, anche nell'inferno troverai me, con le braccia aperte che ti abbraccia e ti porta in paradiso. Ecco, questa è la onnipotenza, la regalità di Dio. Chiunque di noi, per peccatore che sia, se anche andrà all'inferno, non dimentichi. Basterà che chieda: ricordati di me, Signore, abbi misericordia di me. Troverà anche all'inferno Cristo con le braccia aperte che lo abbraccia e lo porta al Padre in paradiso. Lo diciamo nel credo: discese all'inferno, è disceso là per abbracciare tutti quelli che scendono nell'inferno perché hanno fatto il male, e tutti noi abbiamo fatto il male. Questa è la regalità onnipotente di Gesù Cristo, è la buona notizia per noi.